Comincia una rivoluzione contro le mafie a partire dal sentimento religioso. Papa Francesco ha scritto alla Pontificia Accademia Mariana per incoraggiarla a combattere le strumentalizzazioni delle organizzazioni criminali sulla Madonna. L'Accademia ha istituito un dipartimento di analisi per lo studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi contro i luoghi comuni secolari della religiosità mafiosa, intrisa della presenza della Madonna. Il messaggio del Santo Padre ha un grande valore simbolico. Bisogna infatti assolutamente recidere qualsiasi legame religioso con la mafia, che è simbolo del disonore. Bergoglio, in una lettera al presidente dell'Accademia, anticipata dal settimanale Paolino Maria Conte, conferma l'importanza di escludere una religiosità fuorviata e liberare la devozione mariana da sovrastrutture, poteri e condizionamenti che non rispondono ai criteri evangelici di giustizia, libertà e solidarietà. L'impegno di Jorge Mario Bergoglio contro la criminalità organizzata e le sue ramificazioni è noto fin dai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires. Divenuto Papa, Francesco non ha lesinato condanne aperte con la consueta schiettezza di linguaggio, come a Cassano Lo Ionio nel giugno 2014, o come l'anatema nella Valle dei Templi di Giovanni Paolo II nel 1993. Ora la rivoluzione mariana. L'espressione del Papa "bisogna liberare la Madonna dalle infiltrazioni mafiose" è felicissima e, come al solito, il Papa riesce con poche parole a colpire nel segno. Lo ha fatto in altre occasioni, per esempio utilizzando la frase famosa "la corruzione espulsa". Con questa vuole stigmatizzare un sistema, un mondo di complicità che utilizza le processioni, utilizza le immagini sacre per interessi e per obiettivi completamente diversi. Ecco, a me pare che questa frase possa essere paragonata a quella di Giovanni Paolo II quando condannò la mafia nella Valle dei Templi, una condanna analoga di un sistema che è tutto collegato e di interesse alla criminalità mafiosa.